Ciao, sono Dunia, lavoro per l'Università di Torino, in particolare per la redazione di Frida, che è il portale della ricerca dell'Ateneo. Oggi accetto la sfida che mi ha lanciato il Museo Lombroso, ovvero quella di raccontare un oggetto della collezione del museo. L'oggetto che ho scelto si chiama Orcio, ma che cos'è un orcio e perché ho deciso di raccontare questo oggetto? Allora, facciamo un piccolo passo indietro. Circa 2 anni fa il museo ha chiesto a me e alle mie colleghe della redazione di Frida di realizzare un video di promozione per valorizzare un progetto di digitalizzazione in 3D della collezione di orci del museo. Ho scoperto così che un orcio è un'anfora di terracotta generalmente utilizzata per l'acqua e mi sono chiesta: ma perché il Museo Lombroso, che è un museo di antropologia criminale, ha un'intera collezione di orci per bere, così importante tanto da dedicarci un intero progetto di digitalizzazione in 3D? Allora, accetto di fare il video per scoprirlo e vengo a conoscenza di una storia inquietante, quella di un detenuto vissuto a Torino nella seconda metà dell'Ottocento, un tale Giovanni Cavaglià, detto Fusil. Fusil, all'età di 24 anni, uccide il suo capo. Se questo ragazzo ha già suscitato la simpatia di qualcuno di voi per il fatto di aver ammazzato il suo capo, beh, allora fatevi avanti. Il Museo Lombroso di antropologia criminale troverà sicuramente uno spazietto per il vostro cranio. A tempo debito, si intende. Tornando al nostro Fusil, è un tipetto che non va per il sottile. Lui uccide il suo capo colpendolo con uno scalpello per 11 volte sul cranio. Ne nasconde il cadavere nell'armadio e poi va a festeggiare l'impresa con i suoi amici. Fusil viene arrestato, imprigionato presso il carcere Le Nuove di Torino, ma dopo solo 100 giorni di reclusione, Fusil decide di impiccarsi. Ora mi rendo conto che forse questa non è la storia spensierata che avreste voluto sentire oggi, ma è molto interessante perché è lo stesso Fusil a raccontarcela. Fusil infatti aveva pianificato nel dettaglio il suo suicidio e aveva disegnato la sua impiccagione sulla brocca da lui utilizzata in cella per bere. Il suo orcio insomma diventa una testimonianza scritta del suo delitto e del suicidio premeditato. Di fortissimo impatto emotivo è il suo ritratto antemortem. Fusil sembra essere fautore, padrone del suo destino e dimostra di non avere paura a immaginarsi e addirittura a disegnarsi da morto. E poi c'è un dettaglio del suo disegno, un uccellino che lo guarda. L'uccellino forse è il simbolo della libertà per eccellenza. Questo mi ha fatto pensare che per Fusil l'unico modo, forse per riottenere la sua libertà, fosse proprio quello di morire. Questi oggetti, questi orci, insomma, parlano. Ci parlano delle persone che li hanno vissuti, che li hanno usati, che ne hanno fatto il proprio diario, il proprio spazio intimo per potersi esprimere all'interno di quattro mura decisamente anguste. Ed è così che un'anfora per bere da oggetto apparentemente triviale, insignificante, soprattutto se inserito all'interno di un contesto molto particolare come quello del carcere, diventa un oggetto estremamente importante per indagare la mente di chi lo ha posseduto, conoscere il suo linguaggio, le sue emozioni legate alla prigionia. E in effetti i detenuti hanno spontaneamente e clandestinamente inciso i loro disegni sugli orci. E i temi trattati sono diversi. Ci sono orci autobiografici come quello di Fusil, ma anche orci politici, celebrativi ed erotici. Allora non ci resta che guardare questi oggetti con occhi nuovi e scoprire le altre storie raccontate dalla collezione di orci del Museo Lombroso. In questo periodo il museo è ovviamente chiuso per motivi legati al contenimento di Covid, ma intanto abbiamo fatto uscire un orcio dalla sua vetrina, idealmente donandogli una piccola libertà.